Eccoci qui, su Quinta Dimensione Letture. Benvenuti o bentrovati, come state? Oggi l'interattivo, che va a portare il titolo Come va la sua relazione? Nello specifico voglio guardare con l'altro partner, l'altra partner della persona che tu pensi, indaghiamo un po' come sta andando la loro relazione. Quindi vediamo con carte oracolari, con i tarocchi e eventualmente se servono sibille o altre carte, vado a vedere la relazione della persona a cui tu stai pensando. Quindi si presuppone che chi sia qui che sta ascoltando questo interattivo sia in una relazione a 3 o anche a 4 o comunque ha avuto con questa persona una relazione a 3 o a 4, quindi che sia presente o no, comunque sia con questa persona deve essere, diciamo, come base perché sennò è inutile che guardate. Come base ci deve essere stata comunque una relazione che non era ufficiale. Va bene? Facciamo così. Quindi noi guardiamo il partner o la partner ufficiale della persona che tu pensi. Ricordo che il mio canale è aperto a tutti, uomini, donne, coppie, stesso sesso, quindi chiunque sia, io vado a guardare la persona e l'energia della persona, che sia uomo che sia donna, è indifferente per le carte. Ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanellina, se già mi conosci l'avrai già fatto, magari per chi non mi conosce la prima volta che mi vede, benvenuto o benvenuta, iscriviti così poi potrai vedere tutti i miei video successivi e posso ricordarti anche i miei consulti su Wisio con una video risposta e eventualmente anche la mia email che vedi in sovraimpressione o comunque sia trovi tutto nell'info box, dai un'occhiata e io intanto parto con l'interattivo di oggi. Quindi quello che devi fare tu è scegliere oggi come segnamazzo. Ho preso queste bellissime carte che sono gli Wild Unknown Tarot, trovi tutto nella descrizione. Quindi, mazzetto 1, abbiamo questo bellissimo leone con il simbolo dell'infinito sulla fronte, una rosa. Questo è per il mazzetto 1, rappresenta la forza, comunque scegli più che altro in base a l'immagine che ti ispira di più. Mazzetto 2, che rappresenta la giustizia, ma ti ripeto, vai a colpo d'occhio e vedi, segui l'istinto. Qui abbiamo una spada con due gatti, uno bianco e uno nero. Questa è la variante 2. Bene. Variante 1, variante 2. Se vuoi guardarle meglio, metti in pausa il video oppure riprendilo dall'inizio, che l'ho messa apposta subito, così a colpo d'occhio ce l'avevate già. Quindi io parto, andiamo con la variante 1. Pensa alla persona, che sia uomo che sia donna. Pensa a questa persona e guardiamo. Fai la domanda, come va? Mettiamo qui sul nostro quarzo ialino, cristallo di rocca, mettiamo la variante qua. Tanto tiriamo giù un po' di carte oracolari che ci danno un po' un'idea, sia di come vede te, di come vediamo un po', ci sono anche le metaforiche, eventualmente per vedere psicologicamente, ripeto sempre quando uso le carte nei miei interattivi, sono carte psicologiche, con cui si fa coaching, con cui si fa psicologia, eccetera, eccetera, quindi vanno interpretate molto a livello di quello che trasmettono, al di là della figura che vedremo. Allora, tiriamo fuori un po' la donna, la donna, questa qua sembra un po' tipo tutta ingioiellata, Al di là che sia bionda o che sia mora, non ci interessa comunque l'atteggiamento di questa donna. Ecco, diciamo che non è il massimo della felicità, secondo me, quello che trasmette a me, non so cosa trasmette a te. Insomma, adesso che sia felice e contenta, questa persona non lo è. Donna parliamo, però vedo un sacco di materialità qua. Qua abbiamo un bell'ambiente, abbiamo dei capelli curati, abbiamo dei gioielli, quindi si presuppone che ci sia forse anche una certa stabilità economica in quella coppia. Andiamo in lui. Personaggio cravatta e camicia, occhialetti, precisino, personaggio così all'apparenza diciamo pulito. I signori questi qua sono questi due. Se che tu sei un uomo e stai guardando per lei o per lui, o che tu sia una donna e guardi lui o guardi per un'altra donna, comunque sia, vediamo un po' qui, vediamo un po' le energie, risolvi le questioni familiari, perdoni i tuoi genitori, la tua vita amorosa ne trarrà giovamento, ma qui sembra
Sì, a meno che in questa coppia ci siano questioni familiari proprie loro, ma io la riferisco più alla loro coppia, questioni familiari, magari questi due hanno famiglia stabile, quindi già ci dice risolvi, quindi penso che in questa coppia comunque ci siano delle difficoltà. Senso di colpa, Osho ci dice senso di colpa. Vediamo l'oracolo della saggezza, orfano, eccoci qua. Vabbè, allora, ti dico subito, 5 carte miste, coppia che non va. Io te lo devo dire sinceramente, perché qua col risolvere le questioni, i sensi di colpa e gli orfani, vuol dire che comunque qui c'è mancanza grande, non piccola, grande. Qui c'è una mancanza di fondo, cioè di quelle cose che comunque si devono comunque esserci dentro una relazione, comunque, poi si può essere diversi, si possono avere mille sfaccettature, per carità, però le basi, diciamo, io parlo delle basi, qui vedo vacillare proprio alla fonte, cioè alla base, no? Non so se mi spiego bene. La base, vediamo un po' con un arcano maggiore per questa coppia che stiamo guardando. Nella relazione di questa coppia della variante 1, un arcano maggiore, ecco, il matto. Qui c'è un azzeramento. Qui c'è un azzeramento, qui probabilmente mi dà l'impressione che in questa coppia si sia capito che le cose non vanno. Cioè, non facciamo tanto, nel senso, non prendiamoci in giro, ok? Qui in questa coppia c'è la consapevolezza che è una relazione che non sta andando bene, che sia un matrimonio, convivenza o quello che è, fidanzamenti, quelli seri, no? Quelli tutti pomposi, eccetera. Comunque, qui si è coscienti in questa relazione che non va. Poi non dico che uno, no, che si lasciano domattina, però comunque c'è la consapevolezza. Poi magari uno, nonostante sa che non va, va avanti un altro 10 anni, eh? Non è che, cioè, comunque qui ci dicono già che le energie di queste due persone sono un po' così così. Vediamo un po' con i tarocchi, andiamo a approfondire un po' questa coppia, come va la relazione di questa coppia, che cos'altro ci possono dire. Poi in base alla risposta di queste vedo cosa tirar giù, se serve chiarezza con altro tiriamo giù anche altro, vediamo un po' questa coppia per la variante 1, questa coppia, vediamo un po' com'è questa coppia. Allora ragazzi, il due di denari, cioè io, cioè, allora, qui c'è da bilanciare, qui c'è proprio, è una coppia squilibrata questa, mamma mia, che disastro qua, eh? Beh, cioè, basta, cioè non tiro giù più nulla, due di denari, due di spade ragazzi. Questa è una coppia fericorti e lo sanno, qui nessuno dei due, uno dorme uno è sveglio, qui tutti e due lo sanno, qui non c'è né la bella addormentata né niente, qui questa è una coppia che farà delle scelte, poi vediamo, poi lo vediamo nel preciso, qui c'è anche a volte un po' di comportamenti, come dire, un po' fanciulleschi, no? Con questo paggio, insomma, ecco, la maturità se n'è andata a quel paese qui a volte, oppure si è provato e poi vedendo che non funziona ci si comporta così un po' alla leggera, diciamo, no? Dentro questa relazione. Ognuno si tiene le cose sue, non mi toccare questo, non mi toccare quello, questo è mio. Con le energie ci saranno novità, eh? Direi più riguardo la donna, direi più riguardo la donna. Qui in questo caso la parte femminile di questa relazione, sì, di questa coppia che stiamo guardando, è più probabile che possa fare un gesto, ok? Ripeto, qui è per tutti, sia che tu uomo guardi uomo, uomo guardi la donna, e via dicendo, tu donna che guardi l'uomo, qui l'uomo, se tu sei donna e guardi l'uomo, credo che non è lui, non sarà lui che farà qualcosa per eventualmente mettere fine, insomma, a questa relazione. Credo più, da quello che mi dicono i tarocchi, che un'azione con un asso di bastoni vicino alla regina di denari, io ti posso dire che vedo più la donna che
coinvolta in questa relazione che farà qualcosa, che smuoverà qualcosa. Vediamo un po', adesso voglio fare un'altra domanda, vediamo, e quindi, vediamo, e quindi come procederà, come andrà. Vediamo un po' le energie prossime, per quello che riusciamo, ovviamente non possiamo vedere tra 10 anni cosa accade. Vediamo, diciamo, ecco adesso, prossimi mesi, dai, facciamo tipo 3 mesi. Vediamo. Le prossime energie, le più prossime, i prossimi accadimenti, quindi di questa coppia. Che cosa ci dice? Qui c'è anche una certa dipendenza a livello finanziario di uno dei due, quindi uno sta messo meglio, uno no. Perché ho il diavolo, qui c'è un 9 di denari, qui c'è una dipendenza anche economica, perché qui si sta bene, abbastanza bene, quantomeno economicamente in questa coppia. Quindi, io credo più che qui ci siano donne, che stanno guardando, perché mi è venuta anche un'altra. Oltre a te che guardi, io credo che qui questa prima variante la scelgano più le donne, credo. Comunque, scusate. Sì, qui c'è un. Comunque sia, qui ci sarà un cambiamento, anche perché ti dovessi dire che mi è uscito un altro re. Qui la donna, ecco perché te l'ho detto prima, qui c'è la donna che fa qualcosa, perché a me mi compare un altro re. Quindi azzarderei addirittura di dire che qui la donna di questa relazione è probabile. Ecco perché ho detto triangoli, ma anche quadrati, ok? Perché è probabile che qui ci sia anche un altro personaggio, credo proprio di sesso maschile. Quindi non saprei. Infatti c'è un'indecisione finale. Un voltare un po' le spalle a questa coppia, diciamo, ancora la rottura non me la dà, quindi abbiamo detto un massimo di 3 mesi, comunque sia, vabbè, sappiamo che le energie non sono stabili, però sicuramente da qui a 3 mesi non c'è nessuno scossone, diciamo, ecco, a livello grosso, però sappiamo che non va bene la coppia, e forse già lo sapevi anche tu magari, però sei qui per una conferma. Ti posso dire in più come informazione per te, che magari non sempre sai. Non tutti lo sanno, però a volte vengono fuori queste cose. Ho visto anche dai consulti privati che si chiede una cosa e poi ne viene fuori un'altra. Qui la donna di questa relazione, secondo le carte, ha un altro uomo, comunque sia oltre al suo. Tu mi vieni fuori come regina di spade, anche se sei un uomo, comunque sia, qui mi dà l'impressione che tu che ascolti sei una persona arrabbiata con la persona di cui hai chiesto, ok? È probabile anche che ci sia un allontanamento qui in questo momento tra te e la persona per cui guardi. O c'è stato, o c'è, comunque sia, c'è un certo conflitto in questo momento, sia che lo senti magari sporadicamente questa persona, oppure non la senti proprio più, cioè perché c'è stata magari proprio una rottura. Comunque abbiamo detto che guardiamo la coppia loro, ok? E la coppia loro risolvi le questioni, ok? I sensi di colpa ci sono qua dentro. Di sentirsi proprio soli. Questa è una coppia in cui ci sono ma non ci sono, con un'energia del matto. Qui si vorrebbe tentare, io credo che in questa storia qua, in questa coppia, sia più la donna, quasi quasi, che vuol tentare l'abbandono di questo uomo, se lo farà, perché qui ancora no. Qui a breve, energia a breve, no. Nessuno lascia l'altro, nessuno lascia nessuno, però qui ci dà una situazione, due di denari, due di spade, uno dietro l'altro, proprio questi due. Di situazioni di conflitti che vanno bilanciate, che bisogna scegliere, il due ragazzi è la scelta, no? È l'equilibrio, il due denari è proprio la necessità di equilibrare, di trovare una stabilità, ma che non c'è, che non c'è. Perché non si trova qui la stabilità se è seguito da un due di spade, ok? Non è seguito da una carta di riuscita. Quindi qua c'è anche una certa dipendenza a livello economico di uno dei due dall'altro, quindi uno dipende dall'altro a livello economico, è probabile, se non completamente al 100%, però magari una buona parte, dell'economia di questa famiglia comunque è in mano ad uno dei due, ok? Anche se l'altro fa la sua parte, però magari c'è la persona più, no? Più, che guadagna di più magari, quindi questo potrebbe essere un ostacolo. Poi abbiamo anche il diavolo, ragazzi, quindi qui c'è proprio una dipendenza a tutti i livelli, oltre che economica.
Questa donna comunque, secondo le carte, potrebbe avere anche un altro, eh. Potrebbe avere anche un altro. Quindi qui che dirti? Questa coppia non va. Questa coppia deve risolvere. Magari facciamo più in qua proprio un interattivo dove chiediamo se ci sarà proprio la rottura, perché qui adesso non ce la dà. Volendo poteva anche venire fuori, anche se non la chiedevo, perché molto spesso mi è capitato, di guardare cose e me ne vengono e mi rispondono anche con altre, quindi qui ti posso dire che al momento, la coppia va male. Secondo le carte è una coppia che non sta male economicamente, quindi anche qui tu poi no, magari può essere un ostacolo. Però qui la donna, ecco, ricordi questo spunto qua che ti dico che secondo me qui è proprio la donna, anche se non sembra e magari sembra invece il santo della coppia o la santa della coppia, invece in realtà qui la figura femminile mi dà che eventualmente, potrebbe compiere un passo di allontanarsi. Assolutamente. Perché anche perché vedo terzi qua, eh. Cioè, quarti più che altro, che tu che ascolti sei il numero 3, poi ce n'è anche un quarto eventualmente. Quindi qui non sei solo. Qui c'è qualcos'altro sotto. Anche dall'altra parte, ok? Uomo, donna, che sei, comunque sia lo stesso. Però qui non mi convince, questo è un quadrato, eh. Variante 1, fammi sapere magari nei commenti, poi se ti ritrovi, oppure se non è la tua situazione, magari guarda la variante 2, oppure guarda qualche altro video. Ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina, trovi la mia email se vuoi parlare con me, anche nell'info box o sovraimpressione comunque. E che altro dirti? Lasciami un like se ti è piaciuta questa variante e ti aspetto in un prossimo interattivo. Andiamo con la variante 2. Variante 2. Perché ha scelto la giustizia con i gatti bianco, il gatto bianco e il gatto nero con la spada. Vediamo anche per te. Ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attivare la campanellina, così mi aiuti a crescere visto che è poco tempo che ho aperto questo canale. E vediamo come va. Pensa alla persona per cui stai guardando questo video e vediamo la coppia di questa persona, quindi questa persona con il suo o la sua partner. Vediamo anche con le metaforiche com'è la situazione qua. Allora, qui abbiamo la gitana. Donna a cui piacciono gli accessori, probabilmente. Sì. Donna, questa sembra abbastanza sicura di se stessa, cosa che non posso dire di questo qua. Questo personaggio ha gli occhi, sai, no, come si dice, flashati, cioè questo qua è flashato, Vedi, non so a te cosa ispira, perché queste sono fatte apposta per ispirare le persone, quindi 100 persone, 100 ispirazioni. A me ispira uno che sta lì così, no, che guarda il vuoto, fisso, con gli occhi flashati, che si è bevuto la lattina qua, non so di che. Ma questo non sta bene, comunque sia. Qui in questa coppia sta meglio lei, assolutamente. Cioè, a mio avviso, sempre queste vanno interpretate. Queste vanno interpretate come capo. Però lei è tutta bella truccata, tutta così, no? Anche se con questo fazzoletto, il trucco perfetto, accessoriata, lui proprio per niente, eh. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Eccoci qua. Oracolo, sinfonia infinita, la sinfonia infinita, quindi già qui è come per dire round and round, no? Una specie di quell'oracolo lì, eh. Proiezioni, Osho ci dice proiezioni. Qui mi dà l'impressione che questa coppia lavora tanto con la testa. Questa coppia proietta, si fa i film, questa coppia forse non ha capito, probabilmente adesso lo vediamo con i tarocchi, che magari ci sono delle cose che non possono combattere, nel senso, mi spiego meglio, nel senso che abbiamo preso atto che è finita, per dire, faccio un'ipotesi, però ci illudiamo, che invece magari possa essere migliore la cosa tra di noi, anche perché la melodia infinita, ragazzi, qui vuol dire che questa coppia sta vivendo delle cose, situazioni, atteggiamenti, comportamenti che si ripetono. Quindi quando una cosa si ripete sempre non è che è positivo, no? Perché comunque un comportamento, se
non va bene, va corretto. Se si vuole crescere, se poi si vuole sfasciare, è un'altra situazione. Però se uno vuole, perché qui ci dice dai la possibilità, quindi forse in questa coppia la possibilità ci sarebbe anche, ok? Cioè non è completamente fasulla, diciamo, ecco. Volendo, diciamo, se si impegnassero, qui mi dà l'impressione che se ci lavorano, come ci dice l'oracolo, non sarebbe poi così tutto sfasciato, eh? Perché qui c'è molta illusione, cose che si ripetono, che non finiscono mai, ci si illude un po', ci si proietta l'uno con l'altro, lei che la vedo più rilassata e più attiva, mentre qui c'è un lui che invece... Qui c'è un lui che mi sembra un po' fisso, fissato, non lo so, qui... guarda qua, quest'uomo qui non mi dica che sta bene perché per me non sta bene, non lo so. Ma no, questo sta proprio preoccupato, altro che. Questo sembra proprio che gli è successo qualcosa, una preoccupazione estrema, questo qua. Invece lei no. Vediamo un po' come va sta relazione qua. Come va la relazione. Questa coppia, variante 2. Perché ha scelto la variante 2. Questa relazione come va? Perché non vorrei che qui non c'è voglia di far continuare, perché sennò le carte qui ci sarebbero più che altro degli atteggiamenti, delle cose da correggere, lavorare sulla coppia. È chiarissima. C'è da capire chi è che dei due non lavora sulla coppia. Boh, vediamo un po' come va questa coppia. Cosa ci dicono i tarocchi? La coppia della variante 2. Come va? Abbiamo tirato giù una regina di bastoni, dimenticavo, ti tiro giù prima, non lo tocco, te lo lascio qui, ti faccio vedere che non lo tocco. Ti prendo prima al volo un arcano maggiore, aspetta. Arcano maggiore per la coppia 2, variante 2. Comunque stavo già ragionando. Ah, qui sono due. Qui sono due ragazzi, qui abbiamo... il sole e la ruota. Allora, perché sta guardando questa regina. Allora, il sole e la ruota. Beh, sì, quindi qui quelle cose potrebbero anche schiarirsi, migliorare, eh? Venire alla luce delle cose, perché con il sole porta la luce e del movimento con la ruota, però la ruota è sempre da fare attenzione a come gira la ruota. Sì, non è proprio un arcano negativo, però è un arcano un po' punto di domanda, qua. Ok, quindi la regina di bastoni, stavo pensando che poi è venuta giù proprio sotto di lei. Infatti, effettivamente, questa qua è una donna, ce la vedo con il rosso fuoco, eh. Ti dicevo, il mazzo l'ho lasciato così come l'ho mischiato, eh. Con la giustizia, vediamo un po'. Con il 9, allora. Questa coppia. Questa coppia deve riportare l'equilibrio, ragazzi, con la giustizia della bilancia. Qua c'è un sacco di bastoni. Qui è probabile che in questa coppia ci sia un elemento molto forte a livello di fuoco, di bastoni, eh. L'uno dei due o tutti e due portano molto elemento bastoni dei loro segni, insomma, o ascendenti, eccetera. Qui ci saranno delle novità. Qui ci saranno delle novità in questa situazione. Perché comunque sia del movimento, proprio anche già l'elemento fuoco. In questa variante vedo comunque del movimento dettato molto perché ci sono troppi bastoni, ragazzi, qua. Quindi qui comunque le cose adesso si smuoveranno, vediamo un po' come andranno. Quindi diciamo più o meno fino da qui a 3 mesi. Eventi, accadimenti, perché io ne vedo qua. I movimenti, vediamo un po' come vanno le cose qua. Forse necessità di equilibrio. Cioè, di nuovo la ruota. Qui ancora mi dà quell'impressione che c'è da trovare
famoso equilibrio. Terminiamo però con un... Allora, ti dico subito, l'impressione mia è questa, che le cose si muovono ma non andranno lo stesso, sai perché? Perché ci sarebbe anche ancora qualcosa che tiene legate queste due persone, perché abbiamo anche un due di coppe, però abbiamo anche il due di spade e anche gli amanti. E ti ricordo che la carta degli amanti non è che sono rose e fiori sempre, eh? Indica anche gli amanti una decisione, perché sono anche loro due. Qui, cioè qui, oltre che c'è anche qualche litigio, a quanto vedo, però qui qualcuno, con queste due carte qua di coppe finali, qui qualcuno non vuol proprio... Non vuol proprio andare avanti, ecco perché c'è la sinfonia infinita, cioè non vuole andare avanti a recuperare, a cercare di... Perché qui, ecco, non, senza che spoiler la variante 1, però qui effettivamente un po' meglio mi sembra come relazione che va tra le persone. Non è che non ci sono i conflitti o gli ostacoli o qualcuno che volta anche le spalle proprio comunque alla situazione, nel senso ma va, ma io lascio perdere, ma che mi importa a me, però poi si perdono anche occasioni, eh. Si perde anche un'opportunità, un'occasione. Qui è come se uno dei due in questa coppia fosse dicesse un po': ecco, io magari quella volta non ho saputo, non ho potuto, ecco, tipo un pentimento di qualcosa, non ho saputo sistemare, non ho saputo capire, no, questa cosa qua. Perché questa coppia comunque la vedi in movimento, eh. O è questione lavorativa, o hanno molte notizie, o frequentano molte persone, insomma, tutte queste cose qua, perché comunque c'è. Ci sono un sacco di bastoni qua in questa variante. C'è la necessità di fare una scelta anche qui con un due di spade, però che cosa ci dicono i tarocchi? Ci dicono che comunque sia, e infatti termina con le proiezioni qua su e qua giù mi termina con un 4 di coppe. Questa coppia rimane così. Può succedere di tutto con questi bastoni, ma niente si muove lo stesso alla fine. Perché è questa coppia che intrappola il movimento, intrappola il fluire dell'energia. Quindi qui non c'è né, diciamo, l'avanzamento in bene di questa coppia, anche se comunque sia con un sole, diciamo andiamo comunque avanti, qualche cosa chiariranno pure, però qui mi dà molto come quando c'è insomma no, il grafico linea retta, cioè si va avanti ma si va avanti in linea retta senza migliorare, senza alti né senza bassi. Ecco, qui rimane tutto un po' stabile perché c'è del movimento, c'è comunque, c'è la ruota due volte. Però nonostante i movimenti, sia della ruota che dei bastoni, però... Cioè ragazzi, ricordiamoci che comunque sia qua, con il 4 di coppe, qui si perdono le occasioni, si perdono le opportunità, non ci si lavora abbastanza. Eccolo qua che ci ricorda di lavorare sulla coppia, tutto combacia. Perché se no qui il movimento, l'azione, anche l'energia di questi due personaggi c'è, ci sarebbe. Però non si muove, quindi qui poi magari ci sarebbe da vedere più in qua. Perché in questo momento non vedo grandi granché, se non un due di spade che necessita di una comunque di rifletterci, eh? Perché qui allora, secondo me la donna è più stimolata a fare, a tentare di capire. Io credo che qui quello che non si muove e che rimane fisso come un non so cosa è lui. Qui è la parte maschile che non fa né procedere né retrocedere né avanti e né indietro, cioè qua ci può essere tutto il movimento che vuoi con tutti questi bastoni con ben due ruote, però niente da fare. Quindi qui poi si deve capire che se uno non ci lavora poi non si deve lamentare, perché comunque allora se la cosa la vuoi ti tiri sulle maniche e la fai andare bene, se no idem dicasi che se non la vuoi più è la stessa cosa, ti tiri sulle maniche e la fai finire. Se non va bene, no? Cioè comunque sia il passo bisogna farlo, sia nel bene che nel male. Invece qui, nonostante ci sarebbero le opportunità, perché c'è anche un asso di bastoni per tentare, no? Comunque per rinvigorire, per far partire, per armonizzare, per dare energia, perché il fuoco, i bastoni, il fuoco è l'energia, no? Invece non... Ecco, qui è molto nelle mani loro, cioè i loro comportamenti determineranno poi energeticamente, cosa che qui ora non c'è e non possiamo neanche vedere, perché sarebbe troppo in là, però energeticamente qui non ci si arriva. Qui è ancora tutto così, cioè come dirti, come tu sai, tu che ascolti, che va quella coppia, è così ancora, cioè non è che è cambiato, non è cambiato, ora non so da quanto tempo è che questa persona magari
Non so se c'è un allontanamento o se comunque con te, ma adesso non vi vedete più di tanto o si sono un po' allentati i contatti, allentati, no? Le comunicazioni, eccetera. Però questa è una coppia che comunque adesso per il momento né si sfascia e né costruisce. Cioè qui è un po'... Cioè qui non sarebbe male se loro volessero recuperare o cercare di migliorare questa coppia. Qui non sarebbe male, cioè ce la potrebbero fare, questo ci dicono. Però poi lo fanno? Cioè la domanda è questa. Non è il se, perché è l'azione che fa la differenza, no? Chi fa, ok, chi non fa, puoi avere tutto sul tavolo, ma se non giochi, no? Quindi questo è variante 2. Fammi sapere nei commenti, magari se ti risulta o se questa persona la senti, non la senti da tanto. Comunque qui questa coppia qui, volendo, ce la potrebbe fare, ma non si muove nessuno. Cioè, forse la donna qui è un po' più propensa a muoversi, ma lui è... Qui è un morto che cammina, questo qua. Variante 2. Fammi sapere, ragazzi, vi invito ancora a iscrivervi, se non vi siete iscritti, attivare la campanellina. Guardate il mio canale Wisio, così vedete tutti i miei prodotti e tutti i miei servizi. Grazie mille, lasciami un like, che altro dirti? Buon proseguimento e cerca qualche altro video su Quinta Dimensione Letture, qualche altro mio interattivo. Ti aspetto comunque sia in un prossimo video. Grazie di avermi seguito. Ciao!